E siamo in diretta chiaramente sempre da Bologna nel nostro... Tanti auguri a MPB, tanti auguri porta a noi. Ami ci stava bene però. E la torta Ami, una nuova battuta degli Elio e le storie tese. No, com'era quella che dicevi invece? Chi è che una volta raccontavi di una signora che da un giornale... Intanto gli faccio il cavallo. Aspetta, un attimo che mi riprendo. Allora, no, praticamente mi dicevi ieri sera, se non sbaglio, che praticamente, attenzione, oddio, sto male, una signora praticamente ti aveva chiesto al giornalaio, ma lei è... Vai, ci è arrivato, glielo ho spiegato proprio. Ezio le pretese! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Ezio le pretese, tanti auguri a te. Basta! Allora, come vi trovate? Molto bene. Molto bene, pioggia? Io ho una protesta formale da subito. Ho visto sempre tutti i colleghi, tutti i colleghi con il pass artist, a me è andato il pass Citra. Citra! Non sono meglio di me. Ma no, ce l'hai al contrario! No! Ce l'hai al contrario! No, porca vacca, no! Mi è caduto qua! No, allora, siete carichi per la vostra performance? Carichissimi? Carichissimi. Guarda, noi siamo arrivati con un bastimento carico di noi stessi. Di voi stessi? Siamo carichissimi, è vero. Per cui siete pronti? Pronti. Cosa volete dire al pubblico che vi sta guardando? Pubblico che ci sta guardando, guarda che ti conosciamo, Dai, caricate un po' la mascherina. Pubblico che ci stai guardando. A chi la racconti? Questo è... Pubblico che ci stai guardando. Vai! Questo è l'appuntamento cardine, diciamo, della nostra annata. Quindi ci stiamo allenando, non voglio neanche dire da qualche mese, da qualche anno stiamo allenandoci per questo appuntamento. E poi all'improvviso piove. Ma allora. Ma allora ditelo! Infatti, ditelo. Walter Veltroni, in quanto rappresentante del governo, si sentiva un po' in colpa quando pioveva, perché pensava di essere accusato di furto. Però questa è una cosa. Dai. Una cosa così. Allora, attenzione, chicche per stasera sul palco? Guarda, più che chicche, chicchere. Disporremo sul palcoscenico tantissime tazzine e dovremo fare delle allegre gincane per cercare di evitarle. Che matti! Oddio! Oh mamma, allora, ha detto di tagliare, quindi passiamo la linea ad Andrea. No. Buonasera. Buonasera! No, buonasera! Vai! Volevo dirvi una cosa importante, è una cosa che mi viene dal cuore, una cosa... Aspetta, Elio! Mi senti? Aspetta un attimo, che c'è Elio! Ma porca vacca, avevamo preparato per 2 ore una gag meravigliosa in cui io parlavo o facevo finta di parlare ed Elio mi doveva doppiare dandomi del deficiente davanti. E poteva essere una cosa interessante, però purtroppo non si sente. Questo è... Mi fate per favore un... non lo so, cosa si può fare? Un gesto... può essere anche una roba volgare se volete, qualcosa... Fate un urlo! Un urlo per favore! Un po' più forte, ecco. Elio! No, questo no. Questo... Elio! Va bene, li presento, dai. Purtroppo niente. Ci tenevo a farmi offendere pubblicamente da Elio e purtroppo non è andato bene. Allora, signore e signori, siamo felici di presentarvi una band che aspettavamo da tempo, in 60.000. Voi, cosa succede? Voi li stavate aspettando da tempo, vero? Anche noi li stavamo aspettando da tempo. E quindi, please welcome on stage Elio e le storie tese! Ehi, accipicchia, amici, la serata è piena di imprevisti, aspetta un secondo, Victoria, mi hanno detto che hai una cosa interessante da dire, mentre preparano una cosa sul palco. Sì, ecco, grazie per la linea Andrea, allora, cosa interessante è che Elio è in bagno, sta facendo pipì. Non puoi dire ste cose, magari non si può.
Per cui, niente, in sostanza io vorrei parlare col pubblico. Allora, Elio e le storie tese, tanto attesi. Gioco di parole. Allora, voi li aspettate con ansia? Sì, visto anche sono tutta bagnata, sì. Sei fradicia. Ok, ma il morale com'è, ragazzi? Siete ancora carichi? Sì! Avete ancora voglia di saltare e ballare nonostante siate tutti bagnati? Sì! Sì, 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 sì. Senti, tu dicevi che volevi una maglietta. Sì, se me ne puoi portare due, perché servirebbe anche a lui. Due, no, però in realtà lui prima gentilmente mi ha chiesto una maglietta e da Fanny. Comunque te la faccio portare, adesso ripasso la linea ad Andrea. Che brava, guarda con quanto lo scialas. Ce l'abbiamo fatta, come vedete l'arredamento del palco è totalmente cambiato, per questo motivo vi abbiamo distratto momentaneamente, perché adesso, è tutto diverso. Innanzitutto ci sono gli Elio sul palco e questa è una bella notizia. Manca Elio in persona, ve lo presento. Adesso veramente si augura, se no è la rovina, perché 60.000 con cui discutere è dura. Elio e le storie tese, MTV Day. Clamoroso, nuova grande impresa del rock and roll che batte la rap e la techno e si insedia stabilmente al primo posto nella classifica dei generi musicali preferiti dai giovani italiani. Nuove accuse per il rock and roll, sospettato di aver urinato sul palco e di avere mangiato la testa di un pipistrello, coinvolto, sarebbe incredibile, anche il rock and roll acrobatico. Clamorosi sviluppi nella vicenda che vede coinvolti da una parte il rock and roll e dall'altra le forze anti-rock and roll, i cosiddetti Matusa. Dopo i recenti attacchi di questi ultimi, il rock ha risposto con un indecoroso rumore molesto. Vediamo.
rock and roll. Siamo Elio e Nestore Tese, grazie. Tanto lo so che siete quasi tutti qui per lui. All'altra voce Mangoni.